tutto come un grande circo, tutto secondo programma. Una notte bianca da incorniciare, quella che si è svolta a Prato La Peligna, organizzata dall'associazione Spazio Giovane targata Circus Night. Un anno intero di duro lavoro è stato ripagato dal calore, dall'entusiasmo e dalla straordinaria cornice di pubblico che ha messo sotto assedio le piazze pratolane. Sicuramente una bella iniziativa, piena di gente, molto bene organizzata dai ragazzi. Una festa veramente ottima. È strapieno di gente, non si trova un parcheggio, sono tutti contenti. Questi ragazzi sono grandi, grandi, grandi. Tutto spettacolare, tutto riuscito nei minimi particolari. C'è tanta gente, bella musica e tanto divertimento. Faccio i complimenti agli organizzatori, ragazzi di Pratola, davvero forti. È una notte magica, Pratola alla grande. Come potete vedere c'è gente ovunque. Forza sempre Pratola! Bellissima! Quindi mi sto divertendo molto e la festa è molto carina. Ringraziamo tutta la cittadinanza. La magia e l'atmosfera del circo è stata presentata alla perfezione dagli organizzatori attraverso costumi e colori. Degna di nota la coreografia curata dai fratelli Coccovilli lungo il corso pratolano e l'addobbo di Silvio Formichetti che saltarono subito all'occhio. Un ricchissimo programma, quello della Notte Circense, che ha preso il via nel primo pomeriggio di sabato 20 agosto, con i giochi dedicati ai più piccoli. Applausi a scena aperta per la sontuosa sfilata che ha reso omaggio a Moira Orfei, impersonata da Maria Paola Di Cioccio. Partecipato anche il quiz Cervellone, apprezzate le poesie composte da San Pie interpretate da Beatrice Terrafina sul sagrato del santuario della Madonna della Libera. La festa di lì a poco ha fatto impazzire pratolani e turisti che hanno trovato 8 postazioni con musica, DJ set, band e live per tutti i gusti. Tra una postazione e un'altra, food and beverage, spazio e selfie, photo booth, vendita di gadget a tema e postazione di trucco e parrucco. Un tocco di vivacità lo ha reso anche l'arte con le esposizioni allocate in via Roma, premiata anche la vetrina più bella e il concorso riservato alle attività commerciali. Al settimo cielo la presidente di Spazio Giovane Lorenza Petrella che tira le somme della lunghissima notte. Sono stati 8 mesi, 8 lunghi mesi di sacrifici, ma posso dire che sono stati 8 mesi gran spesi. Sono pienamente soddisfatta. Applaudi all'associazione sindaco di Pratola Peligni, Antonio De Crescentis, che parla di un agosto pratolano vivo, anche grazie a Spazio Giovane, sottolineando come la festa sia riuscita sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico. Un ringraziamento speciale ai ragazzi di Spazio Giovane che hanno saputo organizzare una notte bianca all'altezza delle aspettative. Sempre meglio, e la piazza è piena, si vede, non c'è bisogno di commentarla. Appuntamento ora prossimo anno con la quarta edizione della Notte Bianca, ma questa difficilmente passerà nel dimenticatoio, proprio perché, a detta di molti, è stata unica e speciale.